Buonasera a tutti, venerdì 30 settembre. Come tutti i giorni, benvenuti in questa nuova edizione di Dal Vivo, il TG di Milano prodotto da Milano All News. Ma andiamo subito a vedere che cosa è successo e sta succedendo nella nostra città. Ieri mattina gli studenti dei licei Volta e Parini e della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Milano hanno trovato sui muri delle proprie scuole e università affissi manifesti con la scritta "Fiamme eterne alle scuole moderne" e che mostravano bandiere arcobaleno in fiamme. L'intento dei manifesti firmati dall'organizzazione di estrema destra Rete Studentesca era di matrice politica. Nel caso dell'università statale, infatti, i cartelloni affissi in via Conservatorio erano una risposta all'occupazione di uno spazio per manifestare contro l'esito delle elezioni politiche avvenute pochi giorni prima. Si attende nei prossimi giorni la controffensiva del collettivo Rebelde del Liceo Parini. Nel frattempo, molte associazioni, come i Sentinelli di Milano, hanno espresso il loro sdegno nei confronti del gesto di Rete Studentesca, mentre il presidente della Commissione Sicurezza e Coesione Sociale del Comune di Milano, Michele Albiani, si è dichiarato preoccupato della tempestività con cui rigurgiti omofobici, queste le parole di Albiani, si sono manifestati in città dopo i risultati delle elezioni. In questi giorni, quindi sempre rimanendo in tema di scuola, si è tornato a parlare di PCTO, ossia dell'alternanza scuola-lavoro, soprattutto in seguito all'occupazione del liceo Manzoni di lunedì 26 settembre e all'indizione di uno sciopero degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Milano, previsto per venerdì prossimo. Di tutto questo parliamo adesso con il nostro ospite di questa sera, il nostro primo ospite, l'assessore regionale allo sviluppo città metropolitana, giovani e comunicazione, Stefano Bolognini. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati, buonasera. Grazie mille. Senta, prima di cominciare, ci spieghi bene brevemente che cosa sono i PCTO e a che cosa servono, perché non è detto che tutti sappiano di cosa stiamo parlando. Semplificare, potrei dire che il PCTO di fatto è l'alternanza scuola-lavoro, l'acronimo esatto è percorsi trasversali per le competenze e l'orientamento, è una modalità, una metodologia didattica innovativa che permette di svolgere una parte delle lezioni non in classe ma in contesti proprio lavorativi e quindi avvicinare i giovani al mondo del lavoro, maturando conoscenze e competenze in quest'ambito e magari poi sviluppando anche, soft skill che possono essere utilizzate appunto, rispetto a professioni o a crescite professionali che magari la scuola e le lezioni in aula non sono in grado di dare. Quindi diciamo la vecchia alternanza così, resa un po' più moderna di fatto. Quindi, insomma, in merito a questo, vorremmo appunto, abbiamo avuto voluta ospite proprio per avere una sua dichiarazione in merito a questo, a quello che sta facendo appunto Regione, insomma, dal suo osservatorio. Ma noi siamo pienamente a sostegno dell'alternanza scuola-lavoro. Anche perché in tutti i contesti in cui incontriamo gli studenti sono gli stessi studenti che ci dicono di apprezzare questa modalità. Intanto forse perché il fatto di non essere in aula, come dire, alleggerisce un po' anche la vita dello studente, ma non soltanto per questo, perché attraverso queste esperienze, i giovani hanno la possibilità di entrare in contatto col mondo del lavoro, di fare esperienze formative, anche magari di acquisire delle competenze o entrare nei contesti, come dire, particolarmente evoluti, performanti, moderni, che, come dire, magari la scuola oggi non è in grado di offrire, almeno in questi termini. È chiaro, come tutte le cose, ci sono esperienze, legate appunto ai percorsi trasversali, che diciamo prima, che sono più performanti, magari più appaganti, più stimolanti per gli studenti e magari qualcheduna, che, come dire, da questo punto di vista arricchisce e stimola meno il ragazzo o i ragazzi. Durante la pandemia, oltretutto, la stragrande maggioranza di queste attività si è svolta in modalità remoto, o comunque davanti a un computer, quindi agli studenti non veniva più data la possibilità di andare fisicamente nei luoghi dell'alternanza, ma svolgevano momenti, seminari formativi online che davano dei crediti che però insomma, non rispondevano esattamente alla motivazione per cui queste esperienze vengono promosse. Devo dire che quando noi incontriamo i giovani, tutti ci manifestano una grandissima soddisfazione, una grandissima, come dire, apprezzamento, rispetto a queste situazioni, sono assolutamente contenti. In molti casi, addirittura nelle scuole professionali dove
c'è la possibilità di fare esperienze negli hotel, nei bar, nei ristoranti, nelle carrozzerie, nelle falegnamerie, i ragazzi chiedono, quando devono fare la seconda esperienza, di ritornare nell'azienda in cui hanno fatto la prima. Si sono talmente trovati bene che non vogliono cambiare, magari anche arricchendo il bagaglio delle conoscenze, delle competenze, magari esplorando nuove opportunità. No, vogliono tornare esattamente dove hanno già fatto l'esperienza, dove si sono trovati assolutamente bene. E in molti casi queste aziende chiedono ai ragazzi di restare o in un qualche modo li opzionano perché appena terminato il corso di studi possano andare a lavorare lì. Certo, sono esperienze di tipo diverso, nei licei e in altre scuole magari si favoriscono altri tipi di percorso, magari più, come dire, più di ufficio, più legati a, ad attività che non sono manuali ma di altro tipo, però nel complesso quello che noi registriamo è una grande soddisfazione degli studenti. Certo, ci sono stati dei morti che sono fatti tragici, evidentemente, come ogni morto nel mondo del lavoro. Su questo c'è bisogno assolutamente di intervenire e di aumentare i controlli, la sicurezza per gli studenti e più in generale sul mondo del lavoro, ma non per questo si devono e si possono interrompere queste situazioni. Adesso ogni esempio potrebbe essere, come dire, frainteso, e voglio avere grande rispetto perché ogni persona, ogni lavoratore appunto sia considerato per il valore che ha. Un esempio che mi viene da fare è che, voglio dire, se un lavoratore cade da una scala o da un ponteggio, non è che vogliamo i ponteggi o le scale, magari cerchiamo di capire come mai è successo e quindi mettiamo ulteriori meccanismi o dispositivi di protezione per il lavoratore e magari facciamo in modo che le condizioni di lavoro siano più sicure, ma non è che come dire, annulliamo tutti i ponteggi, e lo stesso deve valere per i ragazzi che fanno la alternanza. Chiaro, anche perché la scuola come istituzione non può avere un controllo nel mondo del lavoro, cioè questo è proprio un altro tema, questo appunto degli incidenti. Sì, guarda, devo dire, ho visto davvero in queste settimane, in questi mesi, tantissimi ragazzi che hanno fatto questa esperienza. Sicuramente ce ne sono alcuni meno stimolanti e meno motivanti, in alcuni casi questi ragazzi vengono impiegati poco più che per fare fotocopie o attività molto manuali. Ma c'è un monitoraggio su questo? Cioè poi c'è un... Sì, okay. Alla scuola individuare c'è anche una piattaforma dove sono, diciamo, raccolte e catalogate tutte le esperienze che si possono fare per questa attività. Secondo me, come dire, va qualificato maggiormente il profilo delle possibilità che si possono intraprendere con l'alternanza. E più in generale devo dire che sia le scuole ma anche i ragazzi devono fare, come dire, non dico un esame di coscienza, però una prova di responsabilità e di maturità, andando a scegliere e poi a effettuare effettivamente quelle esperienze che danno un valore aggiunto, che permettono di crescere. Mi permetterei di dire che anche i ragazzi, come dire, possono e devono appunto valutare un po' le diverse esperienze. In alcuni casi ci sono magari solo pochi posti nelle opportunità più belle, più stimolanti, più importanti, e magari qualche posto libero, diciamo, in attività. Ok, però quello che il cittadino credo vuole sapere è appunto capire se la regione, poi anzitutto, monitora sia come opportunità sia come grado di soddisfazione. E anche monitora, insomma, poi la sicurezza dei luoghi in cui questi ragazzi vanno. Questo mi sembra che, insomma, siamo, la regione è sul pezzo, possiamo dirlo. Le farei un'ultimissima domanda anche in risposta invece alle proteste degli studenti di questi giorni, che chiedono una cosa molto evidente, cioè senza capelli sulla lingua. La politica che cosa risponde di fronte a un'assenza nei vari programmi politici della scuola, sia come presenza proprio e didattica, ma anche come esperienza educativa? Ma allora, rispondo facilmente a questa seconda domanda. Sulla prima, in realtà la competenza è delle direzioni scolastiche, quindi di quelli che valutano i propri genitori. E quindi noi, come dire, cerchiamo di qualificare e di trovare le condizioni perché questi percorsi, anche all'interno di regioni o di enti che appartengono al sistema regionale o con cui regione è collegata, possono trovare come dire, la migliore realizzazione, però non è, diciamo, un ambito nel quale regione ha una competenza diretta.
stimoliamo in alcuni casi la possibilità di esperienze, come dire, di questo tipo più performanti, magari con un po' più di contenuti. Penso ad esempio alla possibilità di andare a lavorare per le scuole professionali, non so, che fanno la ristorazione, scuole alberghiere, anche di andare in alcune fiere, perché dà sempre, come dire, una Chiarissimo. carica di entusiasmo ai ragazzi, li mette anche magari davanti a delle persone, quindi anche stimolante ed è anche un modo per valorizzare le loro esperienze e ricevere anche degli apprezzamenti. Per quanto riguarda, devo dire, le proteste, mi fa molto pensare perché sono soprattutto gli studenti del liceo che protestano e non quelli delle scuole professionali che invece hanno esperienze di alternanza appunto in contesti lavorativi laboratoriali o di officine eccetera che quindi sono come dire un pochettino più diciamo, No, meno però non è sicuri solo sulla potenzialmente protesta, non è solo sull'alternanza scuola-lavoro, qui è una protesta molto no, interessante. Cioè, ci certo. stanno dicendo la politica non mette fra le priorità Magari, l'educazione e la scuola. devo dire, a me piacerebbe che questi ragazzi trovassero, oltre alla piazza, come modi di protesto, di confronto, anche le vie istituzionali, che sono le sedi istituzionali, i rappresentanti, i presidenti delle consulte studentesche che ci sono, che sono eletti dagli studenti e che sono poi gli interlocutori istituzionali. Penso che tutti abbiano il diritto, il dovere, la possibilità, l'opportunità di protestare. Credo che sia anche, per noi è uno stimolo per cercare di capire e di comprendere quali sono i bisogni, quali sono le istanze, eccetera. Però credo che ogni tanto questo tipo di proteste, di proposte, iniziative dovrebbe essere anche canalizzato e finalizzato in modo istituzionale. Non dico di scrivere una mail, però magari trovando il confronto, magari la richiesta di essere ascoltati anche nelle sedi istituzionali dove è possibile farlo. Sicuramente la politica istituzionale l'ho sbagliato tanto, ci siamo allontanati, abbiamo fatto allontanare la gente, però sicuramente insomma i matrimoni si fanno in due, noi siamo disponibili a farlo, devono essere anche gli studenti. Noi guardi, settimana prossima dal 6 all'8 ottobre proviamo a fare 3 giorni di partecipazione, di protagonismo dei giovani all'interno di Piazza Città di Lombardia, quindi dentro il nostro palazzo abbiamo invitato scuole, università, associazioni sportive, oratori, associazioni culturali perché vengano a confrontarsi, a dibattere sui temi. Penso a quello della sostenibilità che è tanto caro agli studenti, avremo un format importante dove i giovani potranno confrontarsi e confrontarsi con le istituzioni. C'è un momento di confronto sull'orientamento, che è un altro tema molto importante, quindi non parliamo di alternanza, però c'è l'orientamento, viene anche il direttore scolastico, avremo anche degli studenti, il direttore scolastico provinciale di Milano, avremo anche gli studenti, quindi noi confermiamo la piena disponibilità. Ripeta i giorni, l'8 È l'8 di ottobre, poi su di internet c'è ottobre. tutto, però noi confermiamo, un po' come quando abbiamo scritto prima dell'estate la legge regionale, la piena disponibilità e devo dire anche la volontà di incontrare gli studenti perché ci possa essere appunto, ma non solo gli studenti, in generale tutti i giovani, un confronto e anche Chiaro. una comprensione. Se mi è permesso, e poi Perché davvero siamo in chiusura, mi dica. la cosa che mi ha colpito molto, se posso parlare della, diciamo, di una potenziale concorrenza, è che sui temi della maturità e della scuola, oggi il partner del Corriere della Sera, oramai da un anno e mezzo, anche sulla Sì. maturità, eccetera, è Scuola Zoo e non sono le istituzioni, comprese le tracce della maturità. Questo mi fa capire che il mondo, il Corriere insomma è abbastanza istituzionale come ambito, perché sia un giornale privato, comunque oggi parla una lingua diversa e si riferisce, come dire, a punti di riferimento diversi, come può essere Scuola Zoo e tanti altri. Noi abbiamo la necessità di aprire, di attivare un ponte, perché ci possa essere un confronto, ma io dico anche, come dire, un rapporto in ottica di sussidiarietà. Nella comprensione dei ruoli positivo per entrambi, noi abbiamo bisogno degli studenti, gli studenti hanno bisogno di noi come i lavoratori, come gli altri giovani e insomma dobbiamo attivare i ponti perché ci siano delle relazioni positive per entrambi e soprattutto per permettere di capire che cosa non funziona. Devo dire che forse la cosa che mi colpisce di più in questo momento della scuola, che ha tantissimi pregi e qualche difetto, è la mancanza di 200.000 insegnanti. In Italia, forse dobbiamo interrogarci sul fatto che in Italia oggi mancano 200.000 insegnanti, sia per il trattamento economico, ma non soltanto per quello, e forse da lì è veramente, quello veramente è il primo punto su cui ragionare per ripensare la scuola. Se mancano così tanti insegnanti, né io né lei
né l'altra persona che è collegata, riusciremo mai a far funzionare bene la scuola, Chiarissimo. non farebbe nessuno. E Allora, forse però cerchiamo di fare in modo che l'incontro di piazza sia un incontro di piazza e non da barricata, però da cui si escano con un ascolto reale, con delle proposte concrete, insomma. Secondo me proprio la cittadinanza, i giovani, continuiamo a dire giovani futuro, che però il futuro è già qua, e quindi secondo me bisogna dare delle risposte, perché altrimenti se no continueranno, insomma, ad andare sulle barricate. Mi fanno segno dalla regia che ci stiamo allungando troppo. Bene, 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 bene. Grazie mille allora. È Grazie a lei e a prestissimo, perché rimarremo sempre sul pezzo. Grazie. stato molto piacere, buona serata, grazie A di lei, arrivederci. E adesso diamo la linea subito a Luce Verde per conoscere la situazione del traffico in questo momento a Milano. Luce Verde Milano. Bentrovati dalla redazione. Code sulla 8 Milano-Varese, tra la barriera di Milano Nord e l'Ainate verso Varese, sulla Milano-Lecco per lavori. Code tra il bivio con la tangenziale nord e lo svincolo di Lissone Centro in direzione di Lecco. Stessa situazione sulla Milano-Meda, con code da Cormano a Bovisio-Masciago, sul tratto urbano dell'A4 in colonnamenti dalla barriera di Milano-Est a Cormano verso Venezia e da Grate a Cinisello-Balsamo verso Torino. Per un incidente, code sulla A7 della Serravalle tra Binasco e Bereguardo-Pavia verso Genova. Sulla 1 Milano-Bologna ancora code per lavori tra Basso Lodigiano e Lodi in direzione di Milano. In città la polizia locale ci segnala un incidente in viale Cagranda all'altezza di viale Giovanni Suzzana, ancora chiusa poi per la rottura delle condutture dell'acqua via Carlo De Cristoforis. Per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito milano.luceverde.it. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto. Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Milano. Riqualificazione urbana del quartiere di San Siro, grazie a ulteriori 12 milioni stanziati da Regione Lombardia ad Aler Milano, mediante una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta di Alan Rizzi, assessore alla casa e housing sociale. Gli interventi interesseranno un totale di 195 alloggi dai servizi abilitativi pubblici e Aler Milano si è impegnata per completarli entro 3 anni. L'assessore Rizzi si è dichiarato molto soddisfatto della decisione presa dalla Giunta perché con questo provvedimento si riesce ad anticipare di qualche settimana il cronoprogramma già preventivato. E adesso andiamo invece a dare uno sguardo alla qualità dell'aria in questa giornata su Milano, grazie come sempre alla collaborazione con Wise Air. Il Wise Index ci dice, come si vede dalla grafica, che con oggi abbiamo 234 giorni consecutivi di aria pulita perché l'indice è 24. E adesso diamo una notizia su un evento interessante che si svolgerà tra il 26 e il 28 ottobre, perché Milano ospiterà i Digital Innovation Days, un'occasione per conoscere le ultime tendenze in campo digitale e non solo. Valory ha lasciato un contest per essere protagonisti del Digital Days. Il contest si chiama D-Days Next Gen, che resterà aperto fino al 19 ottobre. Per partecipare è necessario presentare un'idea digital ispirata a 4 temi: food, mobility, design e living and fashion, declinati pensando a Milano, la città digital per eccellenza, almeno finché qualcuno non ci strapperà questo primato. E proprio per parlare di questo evento importante, abbiamo ora in collegamento Simona Dell'Utri, CEO e founder di B Valory, Valory App, che ci spiegherà meglio proprio il contest, come partecipare ai premi in palio. Quindi buonasera Simona, benvenuta. Buonasera a tutti. Senta, prima di spiegarci bene tutto nel dettaglio, ci spieghi un attimo che cos'è Valory, così almeno abbiamo tutto in maniera chiara. Assolutamente. Allora, B-Valory è una startup innovativa a vocazione sociale, è una edtech che si occupa di educazione, innovazione e sistemi a supporto dell'istruzione per i giovani dai 16 ai 29 anni, quindi includiamo anche i famosi NEET, con l'obiettivo comunque di integrare più generazioni a confronto con i loro bisogni, le loro passioni e connetterli comunque al mondo del lavoro, quindi in modo molto pragmatico.
facendo vivere loro soprattutto delle esperienze. Quindi in realtà noi abbiamo sviluppato un'applicazione, una piattaforma digitale che si chiama Valerie App, che si può scaricare gratuitamente da tutte le piattaforme, che ha appunto l'obiettivo di far vivere ai ragazzi e trasformare il mondo digitale in un luogo dove possono scambiarsi opinioni, confrontare le loro passioni insieme ad altri ragazzi, ma anche conoscere dei mentori che li possono aiutare un po' a individuare, no? E a orientarsi verso il futuro. E abbiamo anche pensato al loro benessere psicofisico, dando loro la possibilità di accedere anche a uno sportello di ascolto gratuito con degli psicologi e poi ovviamente connettersi al mondo del lavoro. Perfetto. Per quanto riguarda invece l'evento, L'evento del Digital Innovation Days, anche quest'anno siamo partner perché ovviamente selezioniamo sempre un po' il meglio di tutto il panorama italiano con tutte le innovazioni che ci possono essere. E il Digital Innovation Days è sicuramente un evento molto stimolante per i giovani, sempre con tematiche molto molto attuali. Quest'anno si parlerà di Human for Future, quindi l'idea di comunque un umanesimo, no? Dove la scienza incontra l'essere umano. E quindi all'interno di questo contesto abbiamo scelto di lanciare il contest di Days Next Gen, proprio per stimolare i ragazzi. Ha in realtà, come diceva prima l'assessore, un po' il bisogno delle istituzioni, no? È quello di ascoltare le idee dei giovani. Quindi trasformiamo il palco del D-Days per portare le idee della Next Generation declinata sulle tematiche che hai detto, quindi il digital in forma come food, come fashion, come design, come mobility, per migliorare la qualità di vita della loro vita in una città grande come può essere Milano. In realtà il contest è aperto a tutti gli studenti dai 16 ai 29 anni di tutta Italia, perché non Ok. vogliamo lasciare nessuno fuori. Secondo noi ascoltare le idee dei giovani è la prima fonte necessaria per riuscire a rendere questa società migliore e anche riuscire anche a dare lo spazio che loro in realtà hanno bisogno e chiedono. Quindi ecco, un contest molto dinamico dove attraverso un video di pochi minuti si può presentare la propria idea per migliorare la propria qualità di vita e si può partecipare appunto scaricando il Valori App, seguendoci sulle pagine Instagram e quindi entrare finalmente come veri protagonisti, diciamo, del cambiamento, no? Grazie mille, grazie Grazie davvero. a voi. Simone è stata chiarissima, tanto noi ci vedremo perché anche Milano Luz parteciperà a queste giornate, quindi insomma, grazie, a presto. Assolutamente, vi aspetto, aspetto tutti i ragazzi. Ciao. Buona serata. E intanto noi continuiamo con il nostro TG e con le prossime notizie. Giovedì mattina le officine Coggiola, storica carrozzeria torinese, hanno presentato a Milano il primo prototipo di Etioca Taxi, una vettura elettrica multiservizio progettata con un'architettura modulare che consente diverse configurazioni di questo veicolo. La vettura conta 7 posti modulabili più uno per i passeggeri con disabilità. È dotato di piattaforma elevatrice automatica. L'abitacolo è inoltre fornito di minibar, caricatori, schermi digitali per la gestione dei servizi e un terminale di pagamento. I taxi saranno concessi in uso pagando soltanto il chilometraggio reale del percorso e sono quindi rivolti a tassisti imprenditori, una figura professionale che andrà a rivoluzionare il settore dei trasporti con conducente. Si stima che in Italia 10.000 di questi taxi saranno disponibili entro la fine del 2024. Le notizie dal Nord Milano grazie alla collaborazione con Nord Milano 24. Prima notizia della giornata: è prevista per novembre la terza edizione di Dialoghi Nord Milano intitolata Lavoro tra passione e grandi dimissioni. L'appuntamento è per giovedì 3 novembre a partire dalle ore 18 a Cormano presso il Teatro B, dove sarà presentata la classifica annuale delle migliori aziende del Nord Milano grazie alla collaborazione dell'Istituto Gatti di Confartigianato. Restate connessi a Nord Milano 24 per uno speciale in preparazione dell'evento dove si parlerà di imprese, imprenditori e lavoratori.
La Casa Famiglia Fondazione Mantovani di Cormano ha organizzato diverse iniziative in occasione della Giornata Mondiale dell'Alzheimer, incentrate su arte e musica che vengono spesso utilizzate a scopo terapeutico. L'evento, che si è svolto il 19 e il 21 settembre, unicamente per i familiari dei residenti della Casa Famiglia, ha visto anche la realizzazione di un dipinto da parte degli anziani e delle loro famiglie. Dato il successo delle 2 giornate, la coordinatrice della struttura, Valeria Gambino, ha annunciato che nelle prossime settimane ci potrebbero essere un secondo appuntamento. Da lunedì 3 a sabato 15 ottobre, invece, il tratto compreso tra via 25 Aprile, l'intersezione con le vie 4 novembre e 1 maggio, la rotatoria di Largo Don Giussani di Cinisello Balsamo, sarà interessato da lavori di posa di un nuovo tratto della rete di teleriscaldamento. Per questo motivo verrà predisposto il divieto di circolazione e il divieto di sosta con rimozione forzata, ad eccezione dei residenti. Anche le linee del trasporto pubblico che transitano nella zona modificheranno il percorso, quindi per maggiori informazioni consultate il sito ATM. Sono tutte le notizie per oggi, vi auguro una buona serata e seguite il nostro palinsesto. E adesso è il momento di ATM, che comunica che a partire da domani e dopo 140 anni di servizio, la metro tranvia Milano-Limbiate cesserà il servizio. Al suo posto è possibile salire sui bus della linea 165 che partiranno da Limbiate ogni 10 minuti nelle ore di punta. Gli orari delle corse saranno affissi sui cartelli delle fermate su app e sul sito ATM da domani. Inoltre, a causa di lavori stradali in via Lodovico il Moro, i tram della linea 2 saranno sostituiti dai bus B2 tra Piazzale Cantore e Negrelli tra lunedì 3 e mercoledì 28 ottobre, dopo le ore 21:15. Per la mappa completa del loro percorso e gli orari consultate il sito ATM. Infine, da lunedì 3 a venerdì 7 ottobre, dopo le 21, a causa di lavori stradali in viale Stelvio, viale Lancetti e viale Jenner, i tram delle linee 2, 4 e i filobus 90, 91 e 92 modificheranno il loro percorso. Anche in questo caso, per conoscere i dettagli delle modifiche al servizio, vi invitiamo a consultare il sito ATM. Ed ecco la notizia che arriva direttamente dal mondo non profit. Questo weekend si terrà la festa dello sport del Municipio 2, patrocinata dal CONI e realizzata in collaborazione con la Fabbrica. L'iniziativa prevede esibizioni dimostrative di molte discipline sportive da parte delle associazioni operanti sul territorio, ma ci saranno anche tante attività gratuite per bambini e ragazzi. Non mancate poi alla corsa per la pace junior e senior di sabato 1 ottobre. L'appuntamento è all'anfiteatro Martesana a partire dalle ore 10. Non andate via perché abbiamo in collegamento direttamente da Milano Off Fringe Festival la nostra corrispondente Francesca Ferri. Francesca Ferri, oh my God. siete alla Imbonati 11 Artab, vi lascio la linea. Ragione abbassa. Vai pure Francesca. Grazie Elena, siamo qui a Imbonati 11 Artab e non siamo soli. Con infatti uno dei protagonisti di questa rassegna del Milano Fringe Festival, ossia Eugenio Di Fraia. della compagnia Naufraghi Inversi, nome curioso e interessante che vogliamo subito approfondire. Allora, Naufraghi Inversi è un'associazione culturale che nasce ormai 9 anni fa sull'idea in realtà di famiglia. Eravamo io e mio cugino che abbiamo deciso di dare nome a questa idea che avevamo appunto di portare in scena i canti della Divina Commedia in un modo che potesse essere in qualche modo di accattivante per il pubblico, anche che magari non conosce qual è la storia o comunque non si trova bene con il linguaggio di 700 anni fa, che dobbiamo dire la verità è abbastanza complicato se uno non è in qualche modo addetto a questo tipo di lettura, diventa un po' difficile da comprendere. E quindi volevamo superare questo scoglio e abbiamo trovato un format, un concept proprio di messa in scena di questi canti. E siccome navigavamo all'interno dei versi danteschi, abbiamo deciso di chiamarci Naufraghi in versi, da cui anche il motivo
di questo abbigliamento poco consono, insomma, a determinate situazioni. Siamo dei naufraghi e resuscitiamo dall'inferno per portare il messaggio di Dante al mondo di oggi, un po' a noi stessi sicuramente e alle persone che hanno voglia di ascoltarci. Questo è il motivo per cui ci chiamiamo Naufraghi in Versi. Bene, e invece cosa portate? Quale spettacolo portate al Milano Fringe Festival? Allora, appunto, come dicevo, noi abbiamo messo in scena diversi canti della Divina Commedia. In realtà portiamo da 9 anni uno spettacolo che non è mai sempre uguale, perché i canti sono 100 e noi riusciamo in una serata di 70 minuti a portarne 5-6 a seconda di come lo confezioniamo. E quindi abbiamo deciso di portare per questo festival, a cui siamo molto felici di partecipare, una configurazione di canti che sicuramente non può non prevedere l'inclusione dei canti più famosi, che sono il primo, il quinto Paolo e Francesca, il conte Ugolino, il 33esimo e ovviamente il 26esimo Ulisse. Però ci preme riuscire anche a seminare un po' questo percorso con dei canti un pochino più sconosciuti, e quindi abbiamo deciso di includere il 25esimo, non vi dico di cosa tratta, lo potete andare a vedere, il 13esimo e poi il 15esimo. Questi. Perfetto, quindi è un viaggio però itinerante, quindi un viaggio geografico anche perché non è il vostro debutto, non è la prima volta che lo rappresentate, giusto? No, ci chiamiamo Itinerdante come spettacolo. Itinerdante siamo Inferno, perché soprattutto l'anno scorso, che erano i 700 anni dalla morte di Dante, abbiamo deciso di fare questo viaggio e fare un viaggio anche noi Compagnia Naufraghi in Versi, e portare i versi della Divina Commedia in performance itineranti per le regioni italiane. E abbiamo scelto il cielo stellato sopra di noi, che è molto simbolico per Dante, perché appunto ogni cantica finisce con riveder le stelle, quello è il suo desiderio, che l'umanità possa emergere dall'inferno in cui si era cacciata 700 anni fa e rivedere le stelle. E il motivo per cui abbiamo deciso di farlo itinerante sotto cielo stellato è perché appunto abbiamo passato una sorta di inferno negli ultimi 2 anni derivante dall'emergenza sanitaria. E questo è il motivo per cui ci chiamiamo itinerante. Quindi possiamo dire un viaggio geografico, ma anche tra l'arte, la poesia e la riflessione sulla contemporaneità, attraverso una rilettura della commedia resa più accessibile a tutti, giusto? Sì, noi cerchiamo in realtà di portare i versi originali, così come mamma li ha fatti, mamma Dante, e renderli appunto accattivanti, come dicevo all'inizio, grazie a una interpretazione naturale dei versi e a un accompagnamento musicale fatto da mio grandissimo amico e compositore musicista Angelo Marrone, che ha sartorialmente, direi, cucito una colonna sonora originale per ogni passaggio poetico diverso. Quindi ogni incontro che fa Dante nell'inferno, nel purgatorio, nel paradiso, lui è stato in grado di costruire una colonna sonora che fosse in grado, appunto, a sua volta, di enfatizzarne l'emotività e la comprensibilità per un pubblico, appunto, anche non eccessivamente esperto. Perfetto, invece ti chiedo, Eugenio, è la prima volta qui al Milano Fringe Festival? Sì, non lo conoscevamo e siamo molto felici di averlo conosciuto, perché è un festival gigantesco. E secondo me è molto importante, appunto perché margine vuol dire fringe, e dà la possibilità anche a magari realtà che non sono proprio, insomma, nei canali tradizionali, non sono conosciute a livello più tradizionale, di avere la propria visibilità. E siamo felici di essere stati scelti da questo festival. Perfetto, allora ti chiedo quando potremo rivedervi. Ok, allora, noi siamo in scena oggi, stasera fa poco, domani alle ore 21:30, sempre qui in via Imbonati 11, Imbonati 11 Art Hub, e domenica alle 19:30 di nuovo, quindi concludiamo col 2 ottobre, ma ci rivediamo sempre a ottobre, nel weekend che va tra il 15 e il 17, non sappiamo ancora esattamente la data, potete però trovare le informazioni su itinerdante.it, itinerante con la D in mezzo. E saremo alla Sagra di Baggio per la 394esima cerimonia, appunto, questa è una cerimonia molto importante per il Municipio 7 di Milano, e siamo molto felici di essere stati ospitati anche lì. Ci vediamo quindi il weekend del 15 ottobre. E ci vedremo sicuramente, grazie Eugenio, linea allo studio.
Grazie mille Francesca Ferri e grazie anche a Elisa Balzarotti, le nostre collaboratrici di Milano All News. Elisa Balzarotti è colei che ha permesso il collegamento dietro la telecamera. E con questa notizia concludiamo questa edizione di Dal Vivo e mi raccomando, continuate a rimanere collegati con noi. Buona serata a tutti.